Sagan. Ciao a tutti ragazzi, sono Rinneganevo e oggi siamo su questo nuovo video. Vi chiedo scusa per la lunga attesa di aver pubblicato niente in questi giorni, ma purtroppo ero via per ferie e quindi non sono riuscito a progettare nulla. Però oggi su questo video, fatto da Rich e Sbewis, due compagni di clan, vi farò vedere come fare l'easter egg in Zombie in Spaceland. Praticamente io salterò la prima parte, cioè loro salteranno la prima parte della registrazione, per far vedere solo la parte finale, che è quella più difficile. La parte iniziale che loro non hanno fatto vedere è quella dei trovare i tre pezzi necessari per iniziare l'easter egg, che sono una radio, una calcolatrice e un ombrello, che spawnano in vari punti di Spaceland. Una volta ottenuti questi tre oggetti bisogna portarli al DJ, e lui si trova in tre postazioni diverse, o al Kepler, o al Polar Peak, o al Journal, o come cazzo si chiama, praticamente sulla sinistra del Pack-a-Punch. E una volta consegnati questi tre pezzi, al round successivo, quando lui vedrete che suonerà delle note, vi farà capire che ha progettato un macchinario che serve per iniziare questo easter egg. Una volta ripassati da lui e preso il macchinario, bisognerà trovare i tre punti per posizionare il satellite, mi pare che si chiami. E questi tre punti li troverete facilmente, perché quando ci passerete sopra inizierà a vibrare il joystick, se avete la vibrazione. Comunque vi uscirà il tasto quadrato per posizionare satellite, o non mi ricordo se si chiama proprio satellite, però vabbè. E dovete posizionare in quel punto il vostro macchinario, e improvvisamente, per proteggere quel macchinario, spawneranno un sacco di zombie, ma non attaccheranno voi, attaccheranno direttamente il macchinario. Dovete proteggerlo per il tot di tempo che vi è necessario, sono tre volte, e ogni tre volte aumenta il tempo che dovete dedicare per la protezione del macchinario. Una volta ottenute queste tre postazioni, conquistate e difese correttamente, dovete tornare dal DJ e lui vi darà 4 speaker, cioè ve ne darà uno, però vale per 4, che voi posizionerete, come potete vedere nel video qui, attorno al Pack-a-Punch. Ci sono dei dischi d'oro attorno a questo Pack-a-Punch, uno in cima alle scale, perché sono messi a cerchio, però uno è un po' davanti all'entrata del Pack-a-Punch. Dovete posizionare questi speaker. Una volta posizionati gli speaker, inizierà la parte più difficile dell'easter egg, che è quella che stanno facendo in questo momento i ragazzi. Praticamente bisognerà suonare contemporaneamente i 4 speaker. Chiaramente se siete in solo ne basta uno, in 2, 2, 3, 3, 4, 4. E una volta attivati contemporaneamente questi speaker, tutte le porte delle altre zone di Spaceland verranno sigillate. Praticamente non potete più accedere né al Kepler, né al Polar Peak, né al Journal. E voi dovete combattere solamente all'interno della zona centrale, diciamo. E l'UFO si sposterà dalla montagna e si sposterà sopra il Pack-a-Punch. Una volta attivati questi speaker, si illumineranno in 4 colori: rosso, giallo, verde e blu. E durante, diciamo, mentre sono, vedete i fasci luminosi, il fondo dell'UFO, sul culo dell'UFO compariranno dei colori, che sono i colori degli speaker. Questi speaker andranno suonati nell'ordine giusto. Chiaramente se vi fanno vedere il fondo dell'UFO blu, giallo, rosso, verde, voi dovete suonarli nella sequenza blu, rosso, giallo, verde. E avete poco tempo per farli suonare, quindi state molto attenti a non uscire dal tempo, perché se sbaglierete la combinazione o uscirete dal tempo, comparirà un Brutus e chiaramente le cose si faranno ancora più difficili. Gli speaker potranno iniziare a essere, diciamo, suonati quando dai loro fasci colorati diventano tutti fasci bianchi. Vedete 4 colonne luminose di bianco, e voi dovete in quel momento partire insieme al vostro compagno, da soli o con chi siete, a cliccare nella giusta sequenza. Chiaramente se siete meno, il tempo a vostra disposizione è maggiore. Più siete, più il vostro tempo è minore. Per l'ennesima volta a fare le luci nel corretto
nella corretta, come cazzo si chiama? La corretta sequenza. Vediamo. Sì, esatto. Ora sono riusciti a fare la sequenza giusta. Quindi ora dovrebbe comparire l'alieno. Chiaramente ne compariranno due perché sono in due a giocare. Uno di solito gioca all'inizio, se giocate in due, uno gioca qua dalla parte del Polar Peak. Quando farete giusta la sequenza dovrebbero comparire i clown, che a parere mio non so se sono più fastidiosi quelli o i zombie normali. Oh, però vabbè, tra tutti, mi rompo le scatole tutti. E visto che gli speaker sono spariti, quindi la sequenza è andata a buon fine, chiamano il DJ per dargli una mano, per distrarre almeno un po' gli zombie. Se completate tutti e tre i livelli di sfida, pagando 5.000, potrete chiamare il DJ tutte le volte che volete. Ah no, non l'ha chiamato, ha fatto finta. È comodo ragazzi, se avete bisogno, se siete in difficoltà, se volete fare il record di round superati, vi consiglio di fare tutte le sfide con il robottino e chiamare quando avete bisogno il DJ in modo tale che uccida tutti, cioè uccida tutti, vi dia una mano a uccidere. Poi se in caso di andate a terra verrà anche a rianimarvi, quindi è molto comodo. Lui essendo immortale vi dà una grande mano. E poi lui non viene neanche inseguito dagli zombie, cosa fondamentale. Quindi se morite lontano e gli zombie si spostano tutti sul vostro compagno, lui viene a rianimarvi. Chiaramente se siete dalla parte opposta ci mette un'eternità, però arriverà senza zombie rispetto al vostro compagno che sarà inseguito dagli zombie. Ora è arrivato l'alieno. Praticamente dovete sparargli con le pistole potenziate al collare. È difficile come bersaglio perché si sposterà molto velocemente e vi farà tantissimo danno. Se lancia delle sfere luminose azzurre, se vi colpisce fa veramente tanto danno. Qua vediamo che cerca di colpirlo sul collare. Voi praticamente dovete colpirlo diverse volte al collare per farlo andare a terra. Una volta andato a terra, lui creerà una specie di bolla nella quale si nasconderà all'interno. Voi dovete entrare in quella bolla e accoltellarlo sulla schiena per 3 volte. Qua ha chiamato il DJ, che arriverà a dare una mano. Voi praticamente fregatene degli zombie, non sparate a loro. Chiaramente fate un giro corretto, se no vi bloccherete e sarà dura poi. Adesso vediamo che lui gira sempre intorno al pack-a-punch, tanto l'orda continua a inseguirlo con calma. Non abbiate fretta di uccidere l'alieno. Quando vi arriverà l'occasione di sparargli, sparategli. Se non vi arriva, non sparategli, cioè non esagerate. Se riuscite a fare le cose con calma, le fate bene, perché a volte, questo è capitato spesso anche a me, per colpirlo più volte, diciamo, per finire subito l'easter egg, sono morto perché mi distraggo dalle cose, mi concentro solo sull'alieno e vengo fottuto alla grande dall'orda di zombie. Ma tra l'altro i colpi che vi lancerà l'alieno vi rallenteranno se vi colpiranno, quindi se vi corre dietro l'orda state attenti. Qua vediamo che prova continuamente a sparare al collare, è piccolissimo ragazzi, è veramente difficile colpirlo. Io vi consiglio di stare in 4 punti ben distanti tra di voi, se siete in 4, perché ci saranno diverse orde e se vi mischiate l'orda, questi vanno in giro a cazzo, praticamente potrete morire più facilmente. Intanto l'alieno si sposterà tra i tetti e per terra in modo molto veloce e ogni tanto lo perderete. Però comunque un alieno sta sempre con un personaggio. Cioè non preoccupatevi, non ve ne troverete due addosso di alieni. Come potete vedere lui si sposta sui tetti, mangia le sue palle congelanti, rallentando quello che volete. L'orda gira. Questa è la pistola che potete creare al Kepler, mentre l'altra la Discord è quella che creerete in sala giochi.
non sto qua a spiegarvi tutte come fare tutte le pistole, perché penso ormai che di video ce ne siano abbastanza, quindi potete sapere benissimo come progettarle. Intanto qualcuno ha trovato la carica nucleare, ma ha liberato tutta l'orda, però adesso risponderanno a caso, quindi state molto attenti se dovesse capitare anche a voi. Alieno apparisce. Attenzione, eccolo là. Uccidendo l'alieno, lui vi darà la chiave dell'anima. Visto? Adesso, un attimo ragazzi, adesso si è accovacciato, perché è stato colpito più volte al collare, voi dovete colpire lo zainetto che tiene sulla schiena per 3 volte. E come vi stavo dicendo prima, una volta ucciso l'alieno vi lascerà la chiave dell'anima, con la quale potete pacapanciare una delle armi speciali che avete costruito, in modo tale da completare gli easter egg. Quindi vi regala una seconda pacapanciata. E mi pare che valga anche per le altre armi, ma io non ci ho mai provato. Per vedere se si possa pacapanciare 2 volte, ma credo di sì. Ragazzi, non prendetemi... prendete questa notizia con le pinze, perché veramente non lo so. Penso di sì, come può essere no. Però mi pare di sì, che potete pacapanciare una seconda volta una volta finito l'easter egg. Intanto vediamo che sei riuscito a tirarlo giù per la prima volta. L'altro ragazzo non so, noi stiamo seguendo Rich. Bewis si trova dall'altra parte. Mi pare che nel video lo uccida prima Rich, riesca a farlo 3 volte, poi andrà a dare una mano a Sbewis in modo tale che finisca anche lui di uccidere l'alieno. Robottino, state attenti che è sempre in mezzo al cazzo. Non so quante volte mi sono incastrato con le cose. Io mi incastro con tutto giocando a zombie. Potrei incastrarmi anche, non lo so, un palo in mezzo alla mappa. Sono veramente un tirla giocando a zombie. Ci vogliono ben tanti colpi, ragazzi, quindi abbiate veramente, come dicevo prima, tanta calma per uccidere l'alieno, perché l'obiettivo da colpire è veramente piccolo. Serviranno veramente tanti colpi. Visto? Ora è stato colpito, creerà una bolla. Voi entrerete in quella bolla e gli sparerete alla schiena. Cioè, gli sparerete no, gli accoltellerete alla schiena. In questo caso 2 volte, perché mi pare se si rimane in piedi poi farà un'onda d'urto che vi ucciderà, cioè vi ucciderà, vi farà danno. Ora quindi manca solo una volta. Eccolo lì. Una volta ucciso la terza volta lui sparirà, cioè sparirà, sarà morto. E potremmo completare il nostro easter egg. Lì dovrebbe andare a terra, non lo so, credo di sì, non riesco anche di vederlo. Eccolo, dovrebbe averlo ucciso. Ecco, perfetto. La terza volta non riesco a coltellarlo perché morirà da solo per i cavoli suoi. Adesso andrà a dare una mano al compagno in modo tale da che riesca ad uccidere velocemente anche il suo. Genere da uno è ancora andato a terra, veramente immortale. Ok, morto. Ora davanti al pacapan, ora si riapriranno tutte le porte delle altre zone. Davanti al pacapan troverete la chiave dell'anima, con la quale potete pacapanciare una seconda volta, come vi avevo detto prima. Visto, la metterete nel pacapancio in modo tale che potete pacapanciare 2 volte le armi che avete già pacapanciato, cioè avete pacapanciato una volta vi dà la seconda possibilità, e potete pacapanciare anche le armi speciali. Con la pistola pacapanciata voi andrete a sparare all'insegna di Spaceland, a tutti e 5 mi pare che siano. 1, 2, 3, 4, 5, sì, ha sparato a 4 perché non so perché non spara a quell'altro. Ecco che colpiscono l'ultimo pezzo. I raggi che colpiscono i campioni vanno sul parapante e colpiscono. Ecco. Così si completa, ragazzi, l'easter egg. E voi potete andare avanti con i round.
Spero che il video vi sia utile e che possiate finirlo anche voi, l'easter egg. Non è molto facile, ma non è neanche difficilissimo, è impossibile. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio.